Un accordo di collaborazione per opere di riqualificazione e ambientalizzazione del territorio ionico è stato sottoscritto a Taranto dal commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica Vera Corbelli e il sindaco Ezio Stefano. I lavori di bonifica, che saranno eseguiti in 150 giorni, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa. Dottor Corvaglio, vorremmo un po' capire come funzionerà sia la campagna informativa che poi tutto il resto, perché l'AXA si occuperà poi di tutto il funzionamento. Sì, l'AXA è l'azienda che ha vinto la gara per la bonifica del primo intervento di risanamento del quartiere Tamburi. Sarà una bonifica, diciamo, abbastanza consolidata nelle procedure, che poi verranno meglio spiegate dal progettista, perché noi siamo solo gli esecutori di un progetto fatto dal Comune di Taranto. La particolarità e l'innovazione è che abbiamo voluto dare molta importanza alla comunicazione verso i cittadini e verso l'amministrazione. È una proposta migliorativa che AXA ha presentato e che il Comune in fase di gara ha accettato con grande entusiasmo, e quindi noi abbiamo messo in campo una serie di azioni sia fisiche che virtuali, online, con le quali comunicheremo a tutti i cittadini interessati lo stato dell'arte. E, poi lo spiegherò meglio nell'intervento che farò. La parte online significa, oltre al classico sito internet, abbiamo una pagina fan Tamburi Terra Pulita. Invito tutti a cliccare mi piace per poter poi condividere sempre di più anche quello che stiamo facendo in questo momento, perché abbiamo bisogno di una forte partecipazione di tutti, compreso anche delle emittenti televisive locali. Quindi una pagina fan, un sito internet, un numero verde e soprattutto ci saranno per i primi 2 mesi presso ogni sede oggetto di bonifica dei tecnici di AXA con un gazebo, con un box office, che daranno tutte le informazioni possibili e immaginabili. Anche sul sito internet ci sarà una FAQ dove poter chiedere tutto. Noi dobbiamo lanciare un messaggio: la bonifica è la soluzione del problema, non è il problema, perché molti cittadini sono preoccupati per l'intervento di bonifica. Noi dobbiamo tranquillizzare tutti che il problema che ha Taranto è l'inquinamento. La bonifica è l'inizio della risoluzione dell'inquinamento. Da dove si parte? Il progetto prevede 40 punti. Il sindaco e l'amministrazione mi invitano a partire dalle scuole. Naturalmente questo è un problema in più, perché la contemporaneità della presenza dei nostri operatori e dei bambini rappresenta una preoccupazione da parte di tutti, nostra e dei genitori. E quindi inizieremo nelle scuole, inizieremo nelle ore senza i bambini. Questo è un altro sacrificio che l'azienda fa, perché non era scritto da nessuna parte, però capiamo le preoccupazioni e quindi siamo ben disponibili. E incontreremo tutti i comitati, tutte le associazioni, tutte le organizzazioni, tutte le persone che sono realmente interessate a questo problema, e a Taranto sono tante. Quindi faremo una serie di incontri nelle circoscrizioni, nei quartieri, nelle chiese, ovunque. Anzi, mi aspetto una collaborazione forte da parte vostra, perché abbiamo bisogno di comunicare il più possibile. E quando si parte? Noi abbiamo firmato il contratto 3 giorni fa, abbiamo 30 giorni di tempo per avviare il servizio, quindi costruiremo una tensostruttura alle spalle del quartiere Tamburi, non ricordo bene il sito, c'è la strada. È una tensostruttura dove verranno depositati dei container e ogni giorno i rifiuti presi dai siti oggetti di bonifica verranno conferiti lì e poi portati negli impianti di smaltimento. 150 giorni è la tempistica. Anche sul sito internet ci sarà un countdown: 150, 149, 148. Cioè, vogliamo renderla veramente una bonifica pubblica, consentite. Nelle scuole che tipo di intervento sarà realizzato? L'intervento è uguale in tutte le scuole, in tutti i siti. Bisogna rimuovere 30 centimetri di terreno inquinato. Anche qui devo fare una precisazione: le analisi che noi abbiamo fatto riportano alcuni parametri, la cui pericolosità non è elevata. Ecco, questo è un messaggio importante che bisogna dare. Quindi noi rimuoveremo i primi 30 centimetri, faremo una serie di azioni di nebulizzazione per evitare che ci sia la dispersione della polvere, e poi dopo i camion caricheranno questo materiale, lo conferiranno nella tensostruttura, e nel frattempo altri operatori
riempiranno, diciamo, le buche, le zone che abbiamo bonificato. Diciamo, il lavoro è abbastanza facile, semplice. AXA è un'azienda che da 20 anni opera in questo settore, quindi diciamo, abbastanza collaudato. Non lo dico per vantare l'azienda, ma lo dico per tranquillizzare chi magari può preoccuparsi, e sono stati tantissimi in questi giorni a preoccuparsi più dell'intervento di bonifica che dell'effettivo inquinamento che c'è nei terreni. È necessario fare una giusta campagna di informazione, perché la gente deve avere soprattutto certezza di quello che si va a fare, perché tecnicamente, diciamo, il concetto della bonifica è semplice: bisogna prelevare 30 centimetri di terra e sostituirla con altra terra, previo a uno strato di brecciolato che serve per il filtraggio, e rimettere sopra il composto, che è una sorta di fertilizzante che servirà anche come base per impiantare nuove piante e nuove aiole, che noi abbiamo anche chiesto. Il tutto viene fatto nella massima sicurezza, soprattutto al di fuori dell'orario di scuola dei bambini, e viene creata una tensostruttura che rappresenta un po' il momento dello stoccaggio di questi terreni che vengono prelevati. Lo stoccaggio durerà al massimo 24-48 ore. Perché questo? Perché l'aiola che viene individuata viene trattata precedentemente con dell'acqua attraverso un piccolo cannoncino, questo per rendere più facile il meccanismo di asportazione della terra. La cosa importante è che ci diceva il responsabile della ditta che prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori sarà attivata una centralina che registrerà la qualità dell'aria dovuta ad eventuali esternazioni del pulviscolo, e questo collegato con un sensore elettrico e acustico soprattutto, per cui laddove dovessero superarsi dei limiti di disagio le operazioni cesserebbero immediatamente. Il terreno prelevato, messo su un piccolo camioncino, coperto, verrà portato nella tensostruttura. Nella stessa si provvederà alla caratterizzazione all'analisi del terreno, per cui una parte potrà essere, ma questo è un problema che interessa poco, però lo dico ugualmente per diritto di informazione, una parte andrà direttamente in discarica, una parte potrebbe essere utilizzata per riciclata. E la cosa bella di questo meccanismo, che oggi verrà dettagliato maggiormente, è il fatto che al di sotto dei camion che serviranno per portare in discarica questo terreno saranno fatti dei lavaggi, proprio per evitare che ci sia una dispersione sul tragitto tensostruttura discarica delle sostanze tossiche. Quindi io penso che il tutto e i nostri sforzi sono stati tutti all'insegna di dare certezza, sicurezza, anche perché, signori, qua stiamo parlando di rimuovere qualcosa che come minimo ha 50 anni di deposito, e quindi noi dobbiamo fare questo tipo di consegna e riconsegna alla fruibilità dei cittadini, dei bambini, degli anziani, di tutti i residenti del quartiere, di questi terreni che fino adesso delle aride ordinanze obbligatorie da parte del sindaco ne avevano vietata la fruibilità.